Cosa ci racconti di questo evento off del Book Pride? Allora, vi racconto che appunto è un off di questa sesta edizione di Book Pride, che è la fiera nazionale dell'editoria indipendente, che è a Palazzo Ducale fino ancora a tutto domani, e che siamo qui stasera con un incontro che si intitola La Trap fa schifo. Scoprirete poi perché lo abbiamo intitolato così. Diciamo che il tema della fiera di quest'anno è cosa vogliamo, e quello che vogliamo fare stasera con questo incontro sulla trap è rompere un po' di stereotipi che la riguardano, e qua mi fermo e lascio parlare chi ne sa più di me. Allora, abbiamo intitolato questa serata Trap fa schifo perché quando abbiamo iniziato a lavorare sulla scena trap abbiamo registrato tantissime espressioni di questo fastidio, a partire dal fatto che tanti muri sono tappezzati di scritte come questo qui di fronte sul fatto che la trap faccia schifo. La trap fa schifo perché ha un successo enorme e allo stesso tempo ci restituisce una forma di racconto sulla verità che forse non ci piace ascoltare, perché ci racconta quali sono gli immaginari di una generazione che è coltivata nel turbo capitalismo con tutta una serie di desideri e di proiezioni che però, come dire, è una vetrina che non si riesce a sfondare. Quello che succede attorno alla trap è molto significativo in termini di rapporti intergenerazionali, perché siamo in una cultura che da un lato celebra il successo e soprattutto la capacità autoimprenditoriale, e che poi lo biasima quando questo successo è incarnato da gruppi sociali che non se lo meritano secondo il mainstream, i giovani in particolare e i giovani di seconda generazione nello specifico. Perché secondo te a tanti fa schifo? Ma, allora, intanto è un genere di rottura, come lo è stato il rap, come sono stati tutti i generi comunque sono appartenenti alla cultura alternativa, quindi era una cosa per cui l'Italia non era pronta, e quando è arrivato ovviamente ha rotto degli schemi, e poi il fatto che sia così popolare, diciamo, ha aiutato al fatto che anche la negoziante sotto casa conosceva Sfera Ebbasta e quindi non ha capito il codice per il quale poter ascoltare questa musica, e infatti è questo un po' il fastidio che si crea. Poi il fastidio l'ha dato anche nella scena rap, ovviamente, perché comunque era una roba nuova anche rispetto a quello che poi la gente faceva d'abitudine come rap, però è indubbio che comunque è stato un genere che è presente nella cultura italiana adesso, è in cima alle classifiche insieme alla drill, insieme ad altri generi che comunque fanno sempre parte del rap, e quindi è un fenomeno che va approfondito, quindi in quale migliore occasione. E spiegherò perché a noi vecchi dava fastidio la trap e perché adesso ci piace un sacco. No, scherzo, più che altro perché siamo in una città che l'ha vista un po' nascere e abbiamo degli esponenti qua che sono arrivati in cima, e quindi c'è qualcosa qua che la trap l'ha innescata, e qualcosa per il quale bisogna comunque parlarne e andare avanti, diciamo. Grande.